Buonasera, lettori di F1ingenerale.com. Siamo qui con il dopo GP del Gran Premio di Russia, del Gran Premio di Catalunya, Formula 1 e MotoGP. Purtroppo oggi non abbiamo qui con noi Giuseppe, ma ho comunque l'onore di avere per la Formula 1 Matteo Quattrocchi. Ciao Matteo. Ciao Tommaso, è un piacere essere qui con voi. E per la MotoGP abbiamo Mattia Lisa. Ciao Mattia. Ciao Tommaso e ciao anche a chi ci sta seguendo. Allora, partiamo subito con un brevissimo resoconto delle due gare. Partirei da Matteo con il resoconto del Gran Premio di Russia vinto da Bottas, e dopodiché passiamo a Mattia per la MotoGP, gara di Catalunya vinta da Quartararo. Matteo, a te. Sì, esatto, Tommaso, come dicevi tu, Gran Premio di Russia, piuttosto tranquillo, non ci sono stati grandissimi colpi di scena, se non per tutta la polemica che è scaturita sia nel pre-gara e che è continuata nel post-gara per quanto riguarda le penalità di Hamilton. Come dicevi tu benissimo, vince Bottas davanti a Verstappen e appunto Hamilton che a seguito delle penalità inflittagli dai commissari ha dovuto scontare nel suo pit stop 10 secondi di penalità prima di ripartire, è rientrato nelle retrovie ma è riuscito a risalire fino alla terza posizione del podio con anche tantissimi team radio che hanno davvero quasi più acceso loro l'entusiasmo per tutta la gara tra Hamilton e Bono. Si sa che Hamilton quando non è tranquillo inizia ad aprirsi in radio e addirittura ha rimproverato Bono perché gli dava troppe informazioni. Ed è stata quasi la parte più comica e esilarante sentirlo proprio criticare Bono della serie lasciami tranquillo, fammi guidare, già non mi sento a mio agio con la macchina e ha appunto sofferto molto con le gomme, ce lo si aspettava sotto ogni punto di vista la grande sofferenza su questa pista che già l'anno scorso ha dato problemi di degrado gomme, quest'anno Pirelli ha portato mescole di uno step ancora più morbide, quindi tutte le preoccupazioni erano ancora più accentuate. E quindi Hamilton ha dovuto faticare per risalire. Risalito in terza posizione, come dicevamo, ha concluso lui il gradino più basso del podio. E poi, per quanto riguarda gli altri top team, Verstappen appunto secondo, Albon decimo, mentre Leclerc sesto, anche per, e soprattutto grazie al forte aiuto avuto da parte di Sebastian Vettel, che ha chiuso tredicesimo, ma che appunto ha permesso al Monegasco di riuscire in un certo senso a sbucare fuori dopo la sua sosta in zona Renault, tra le due Renault. E se non ci fosse stato l'aiuto anche di Vettel, appunto, che è riuscito sia in primis per salvaguardare le proprie posizioni, ma anche in ottica di squadra, aiutando a frenare un po' il passo di queste Renault che si sono dimostrate davvero a loro agio, hanno chiuso rispettivamente Ricciardo quinto e Ocon settimo, non sarebbe riuscito Leclerc a piazzarsi appunto sesto tra le due Renault. Grossi eventi. L'incidente di Sainz che nella via di fuga in curva 2 è andato contro il muro, perché dobbiamo considerare che in staccata la prima curva vi è, come siamo notoriamente soliti vedere a Monza, una serie di blocchi di polistirolo che delineano appunto il tratto che deve seguire la vettura nel rientrare in pista. Il problema è che lì nella postazione dei Marshall c'è un muro che sporge molto verso appunto la traiettoria della via di fuga. E nella frenesia del primo giro e delle prime curve, Sainz si è schiantato. Poi, grande altro incidente, il contatto che c'è stato tra Leclerc e Stroll, non sanzionato dai commissari, e qui c'è stata una sorta di altra polemica perché dicevano è un contatto di gara oppure sembrava un contatto molto simile a quello avuto tra Albon e Hamilton, però Hamilton lì è stato penalizzato perché Leclerc no. Probabilmente nelle fasi concitate dei primi momenti di gara è stato praticamente davvero graziato con la buona fede dell'incidente di gara per la frenesia iniziale. Questi gli eventi principali che hanno segnato appunto questo Gran Premio di Sochi. Benissimo, parola a Mattia per la MotoGP. Allora, la MotoGP è stato un Gran Premio importante per la classifica perché la classifica, come poi andremo a vedere, è stata rivoluzionata dall'esito di questa gara. In partenza è stato subito molto bravo Morbidelli, che ci ha ormai abituato a prestazioni di alto livello, ed è riuscito a mettersi primo alla prima curva, che non è mai un passaggio semplice a Barcellona, come sanno anche chi segue soprattutto la Formula 1, e è riuscito a mettersi davanti soprattutto a Quartararo, che era
uno dei più agguerriti in gara perché aveva il grande bisogno di riallungare, di riprendersi la vetta della classifica totale. Partito molto bene Rossi, non benissimo, aveva perso, poteva avere lo spunto per andare anche in prima posizione, partendo terzo, quindi con anche il favore di traiettoria. Non è partito perfetto, però si è messo comunque nei primi tre, anzi secondo a un certo punto, sorpassando in esterna curva 2, Quartararo. Di conseguenza da lì parte una gara che non è stata sicuramente tra le più impressionanti, più belle, più coinvolgenti del weekend. Dopo pochi giri c'è stato l'incidente tra Sarko e Dovizioso. Dovizioso è stato tirato giù da Sarko, ingannato da uno scomponimento della moto di Petrucci. Petrucci è stato costretto a frenare, stessa cosa ha dovuto fare Sarko, una frenata molto forte gli ha fatto chiudere l'anteriore, Sarko è scivolato, ha tirato giù con sé l'allora leader del mondiale Dovizioso. Da lì parte una gara, dicevo, non su posizioni abbastanza cristallizzate, si vede però bene la risalita di Bagnaia e di Alex Rins, entrambi partiti indietro, le Ducati erano comunque in grande difficoltà in questo weekend e quindi loro due, soprattutto Bagnaia, riescono a risalire le posizioni soprattutto all'inizio, anche se poi Bagnaia, come detto, soffrirà i problemi della Ducati e non riuscirà a raggiungere il podio, cosa che invece farà Alex Rins, approfittando anche della caduta di Valentino Rossi, anche lì sempre in curva 2. Una chiusura d'anteriore purtroppo può succedere. Rossi era in difficoltà con le gomme, infatti nel box Yamaha erano abbastanza preoccupati nei giri precedenti e ciò che erano le loro preoccupazioni si sono poi venute a creare. Nel mentre Morbidelli, che abbiamo detto ci sta abituando ormai a delle buone prestazioni, ha subito quello che è ancora il suo grande limite, ovvero il consumo delle gomme. Non è riuscito a gestire bene, alla fine è andato ha avuto un forte drop, tanto che è di fatto poi uscito dal podio e ha concluso in quarta posizione. Sarebbe anche andata peggio se non ci fosse stato un Miller, che anche lui non è stato esente dai problemi che hanno avuto le Ducati in questo weekend. Risultato: vince Quartararo, che si riprende la vetta della classifica, riesce, per i distacchi classici che ci sono stati in questo campionato, riesce a prendere anche un buon margine da secondo, che è Mir, arrivato secondo in gara, ed è a questo punto la sorpresa del Gran Premio. E terzo, abbiamo detto, Alex Rins, che è risalito fino alla terza posizione, ha fatto un'ottima gara, lui che non è in grande forma ancora dall'infortunio alla spalla avuto alla prima gara di Jerez. E quindi anche se è stato sicuramente un buon risultato per lui, però in classifica perde davvero tanto rispetto al compagno di squadra, come ho detto, Mir è secondo, Rins, guardando la classifica, è ottavo con quasi 40, oltre 40 punti di differenza da Mir. Allora, dicendo la classifica, Quartararo è primo a 108, poi Mir a 100, terzo c'è Vinales che a 90 riesce a, diciamo, tenere botta nonostante una gara assolutamente disastrosa, riuscita un po' a migliorare negli ultimi giri. Lui probabilmente, poi non ho letto niente che dasse conferma o meno, ha avuto dei problemi alla frizione all'inizio, in partenza, e la frizione gli ha dato problemi per buona parte della gara. Solo nell'ultimo quarto è riuscito a ritrovare un po', ha scalato qualche posizione, è riuscito quindi a racimolare qualcosa. Quarto, dopo la caduta, Dovizioso, con 84 punti, staccato quindi ormai anche di non poco, Morbidelli quinto e così via. Troviamo poi decimo Rossi, che con soli 58 punti esce definitivamente dalla lotta per il mondiale, nonostante una moto che quest'anno si sta sicuramente comportando meglio dell'anno scorso. Benissimo, dopo aver introdotto entrambi i weekend andrei un po' più nello specifico. Passiamo da un attimo per la Formula 1, dato che comunque le penalità che ha subito Hamilton non sono penalità che si vedono tutti quanti i giorni. Esatto. Forse magari è il caso di spiegarle bene cosa è successo, di chi è la colpa, se la penalità è giusta, se la penalità è sbagliata. L'analisi.
Sì, esatto, come dicevi tu, Tommaso, o meglio, di penalità siamo soliti vederne anche dai commissari in Formula 1. È più il retroscena che sta dietro cosa comporta per un pilota ricevere le penalità che spesso passa in secondo piano, perché innanzitutto ogni incidente di gara, se non sanzionato in termini di penalità di tempo, ha dei riscontri da un punto di vista della superlicenza. Ed è una cosa analoga a quanto avviene nella vita reale per i punti della patente, ma a situazioni inverse. Se noi commettiamo delle infrazioni, notoriamente vengono tolti dei punti della patente. Invece, per quanto riguarda questi piloti di Formula 1, avviene il caso esattamente opposto, ossia vengono aggiunti dei punti sulla patente. E al raggiungimento di determinati punti, che sono sinonimo di determinate infrazioni commesse dai piloti, scattano determinate sanzioni, che possono andare dalla semplicissima multa, oppure alle situazioni anche più gravi, a eventuali appunto squalifiche per N gare, a seconda anche della gravità dell'evento. E come dicevamo in precedenza, quello che passa di solito più in sordina è questa situazione qua, del bilancio di quanti punti ogni pilota ha sulla propria superlicenza e quanto è più o meno vicino a rischiare eventuali sanzioni anche sostanziali, perché sappiamo quanti punti comunque vengono dati in una gara e vediamo piloti come Hamilton che sono abituati a portare a casa in media dai 25 ai comunque 18-15 punti, che sono quelli solitamente del podio. Saltare una gara in ottica mondiale può diventare davvero pericoloso. E inoltre, come vengono conteggiati questi punti? Vengono dati nell'arco dell'anno solare, quindi si contano proprio anche a cavallo di più stagioni. Infatti, ad oggi Hamilton ha ancora, tra virgolette, a referto sulla sua superlicenza dei punti inflittigli dai commissari per l'incidente avvenuto con Albon in Brasile nel 2019. E lì gli vennero dati appunto 2 punti di ammonizione nella sua superlicenza. Poi ancora l'errore con Albon in Austria, l'altra penalità avuta in Austria, poi gli è stato sommato ad esempio l'evento di Monza per l'ingresso nella pit lane quando in realtà non poteva perché era chiusa e all'apparenza erano stati dati anche per questo evento, che ovviamente è molto meno grave come contatti, perché di fatto non c'erano stati effetti collaterali su altri piloti. Però comunque per questa violazione di ben 300 metri della piazzola, del punto designato per effettuare le prove di partenza, effettuato 2 volte questo errore da parte di Hamilton, veramente definito un'ingenuità, perché nei pre-gara, come tutti i piloti fanno il briefing generale con gli ufficiali, Marshall e con anche i piloti della safety car che illustrano e poi anche in fase di Gran Premio vediamo illustrare quali sono le zone dove ci sono i sensori che fanno annullare i giri e anche la safety car mostra quali sono le vie di fuga e come devono essere affrontate, viene sicuramente detto anche ai piloti dove è designata la piazzola per effettuare le partenze in sicurezza, per non compromettere gli altri piloti e comunque per la sicurezza di tutti, perché comunque ricordiamoci che da lì a pochi metri di distanza ci sono anche eventuali marshal o comunque ingegneri, tecnici che possono transitare dal box al muretto e quindi comunque anche a 60 all'ora, se una vettura di Formula 1 investe una persona a piedi, sappiamo bene i danni che può fare. Vediamo, ricordiamoci Kimi Raikkonen quando aveva investito in fase di pit stop, quindi aveva già fortemente rallentato un suo meccanico investito appunto e gli ruppe all'epoca la gamba. Quindi è estremamente pericolosa come cosa. Forte ingenuità di Hamilton, forse un po' di astuzia, sapeva che la posizione di partenza era abbastanza avanti e voleva forse capire quanta velocità avrebbe potuto portare effettivamente in curva 1 e magari capire anche quanta trazione gli potevano dare le gomme, seppur in così pochi metri, quindi dopo l'attesa, essendosi raffreddate. Ha provato forse un po' questa strategia, forse ha sperato di non essere visto per quelle 2 volte, però di fatto con le telemetrie, anche con gli onboard, e anche col GPS che ogni auto monta sul proprio telaio, è impossibile che passasse in sordina per ben 2 volte. Infatti, il Gran Premio di fatto è iniziato già con i commissari che sapevano di questa penalità, o meglio, sapevano già di questo inizio di attività di indagine su le partenze, le simulazioni fatte da Hamilton, non a regola d'arte, perché appunto erano ben oltre i 2-3 metri magari di tolleranza che possono concedere, perché comunque non è facile posizionarsi
perfettamente sulle piazzole, anche già banalmente in griglia. I piloti devono prendere un punto di riferimento guardandosi a destra o a sinistra per capire qual è il punto ottimale per fermarsi. E quindi anche lì, ad occhio, nella velocità, nella fretta, può scappare quel metro, metro e mezzo, due metri di errore nel posizionarsi nella piazzola di simulazione di partenza. Ma ben oltre 300 metri, era praticamente alla fine della pit exit, è palesemente troppo in là. E quindi i commissari l'hanno penalizzato inizialmente con 10 secondi da scontare nel primo pit stop o sommati in caso di termine della gara sul totale del tempo, mentre il grosso passo indietro che è stato fatto è stato nel rimuovere questi ulteriori due punti che sarebbero andati a portare il totale di punti di Hamilton a 12, di penalità, di cumulo di punti penalità, sono stati andati probabilmente a togliere perché hanno visto che di fatti non vi era un dolo che ha causato compromesso o messo fortemente in sicurezza altri piloti. Ricordiamo, gli incidenti di solito vengono dati in fase di incidenti o comunque di manovre fortemente pericolose, anche se di fatto non producono effetti. Probabilmente, vedendo che in quelle situazioni non c'erano tanti piloti che transitavano e comunque, anche se in modo sbagliato, l'ha effettuato in una pseudo sicurezza, non essendoci stati forti effetti collaterali, hanno deciso di alleggerire la pena, ecco, alla gara stessa. E, se non erro, dargli soltanto una multa di 25.000 euro, soltanto, per modo di dire, però considerando le cifre che girano quotidianamente in Formula 1 è irrisoria. Difatti la penalità l'ha avuta lui in gara. Leggerezza, sicuramente. Sì. Parlando appunto di leggerezze, secondo te però, dal punto di vista dei commissari, sì, sarebbe stato più giusto dare la penalità prima dell'inizio della gara, oppure, diciamo, data l'evidenza della situazione, ci si è presi un po' troppo tempo per decidere? Anche questo è uno degli elementi che ha fatto molto discutere, perché se di base Hamilton era indagato ancora prima della gara, si è dovuto attendere 4-5 giri prima che venisse ufficializzato lo stop and go di 10 secondi prima del suo pit stop, fondamentalmente. Sì, però rimane sempre un po' forse l'idea che Hamilton, essendo forte, essendo il campione ridato, essendo il pilota più in forma e dettando un po' lui il tempo, il bello e brutto tempo che sia in pista, forse si va sempre un po' con le pinze a toccare il campione in carica, che adesso rimane comunque ancora in carica in vetta alla classifica attuale piloti. Certo è che, come dicevamo in altre circostanze, il potere, tra virgolette, della Mercedes lo si vede forse anche un po' da questa titubanza nel dare immediatamente penalità, cosa che in altre circostanze, vediamo ad esempio anche l'errore di Ricciardo che ha commesso in fase di sorpasso del proprio compagno di squadra Ocon, proprio mentre si stava coprendo da un possibile rientro in pista di Leclerc per anticiparsi e prendere margine di distanza, che poi ha funzionato perché Leclerc è uscito dai box proprio alle spalle di Ricciardo, ma non ha mai avuto il forte passo per andarlo a riprendere. Difatti, nel lasciarlo scorrere, Ocon si è portato tutto sulla destra in curva 1, Ricciardo è arrivato troppo lanciato in curva 2, è andato al bloccaggio, non ha seguito la linea di fuga designata appunto in curva 2, come aveva fatto già in precedenza, o meglio, provato a fare Sainz al primo giro e poi sappiamo che si è schiantato contro le barriere, e come di solito dovevano fare tutti i piloti, e di conseguenza di lì, anche a pochi metri davvero, lì c'era da indagare se effettivamente l'auto avesse con tutte e quattro le ruote superato i limiti della pista o meno, perché era veramente da rivedere proprio nel replay, non si poteva dirlo ad occhio, no, è andato larghissimo, oppure no, era palesemente dentro. Però di lì a pochi giri, due, tre giri, hanno subito dato la penalità di 5 secondi. Quindi in certe situazioni è vero, i commissari non ci impiegano poi così tanto a dare penalità, mentre in altre circostanze, che palesemente un minimo taglio di curva non è paragonabile a una partenza in un punto che non era designato, e quindi un pilota può anche non aspettarsi di trovarsi di una vettura che si lancia e quindi rischiare di invadere la linea che non deve essere superata in fase di uscita dai box, e quindi rischiare di essere anche centrato da altre vetture che sopraggiungono lanciate, che sanno che di lì dovrebbero avere strada libera. Il fatto sta che però ci è impiegato molto più tempo.
E forse sarà sempre un po' la solita situazione che vediamo. La Mercedes rimane, non dico intoccabile, perché stiamo vedendo che di fatto anche lei, se sbaglia, viene penalizzata, però forse viene un po' più trattata coi guanti bianchi dal punto di vista del valutare bene bene che ci siano tutti i pretesti prima di dare penalità. Giustissimo che venga fatto così, però a volte sembra palesemente che per altri la penalità viene subito data e sono tutti sicuri, mentre per altre situazioni ci voglia proprio più certezza, ma siamo sicuri di darla, così e così. L'importante però è che comunque la chiamata era giusta, ha sbagliato due volte, è stato multato con 5 secondi due volte e quindi giusto così, nulla da dire. Tardiva, ma la chiamata era giusta. Molto L'importante è bene. quello, al fine Matteo, della perché gara. ho un'ultima domanda su Ferrari, ma la facciamo alla fine perché è una domanda molto complicata e ci vorrà molto tempo Sì. per rispondere. Passiamo quindi a Mattia, se no altrimenti rischiamo anche di annoiarlo. No, Una vabbè, domanda. intanto sono tagliato anche su Formula 1 comunque, per quanto non ho visto il Gran Premio in diretta perché ero alle prese con la sintesi di Moto2, però insomma non me lo sono perso di sicuro. Infatti. Esattamente. Comunque, una domandina molto, molto semplice ti volevo fare. Allora, senza Marquez questo mondiale non ha un padrone. Però al tempo stesso, io diciamo, ho avuto l'impressione che ci sia troppa incertezza in generale su chi possa lottare per il mondiale, su chi possa vincere le gare. Mi sembra che senza un concorrente stabile, fisso come Marquez, la MotoGP abbia guadagnato moltissima imprevedibilità. Forse anche un po' troppa? Allora, questa è la domanda delle domande, la madre di tutte le domande per quest'anno. Il campionato è di un livello molto basso, e Marquez è di un livello molto più alto, i piloti, le case non portano moto realmente forti, sempre a parte Marquez, che è l'unico che riesce a portare la Honda sul podio e a vincere. Allora, sicuramente ha dato tanto spettacolo, a me sta piacendo molto. Piace molto l'idea che chiunque possa vincere questo mondiale. Sicuramente, magari a qualcuno che è magari un po' più, diciamo, un puritano, diciamola così, del duro e puro della MotoGP dirà: ah, questo è uno schifo, un tempo non sarebbe successo. È giusto che alcuni, che non tutti i piloti abbiano una moto ufficiale, cosa che sta ormai avvenendo un po' ovunque. KTM è stata la prima, c'è Ducati con Pramac, c'è Yamaha con Petronas, a maggior ragione l'anno prossimo che ci sarà Rossi. Per me la realtà è questa e mi limito a questo, senza dare un pensiero sulla vecchia MotoGP, la nuova MotoGP. A me sta appassionando molto quest'anno, lo trovo molto positivo e in generale, con o senza Marquez, trovo la MotoGP di adesso molto meglio come spettacolo, molto meglio anche come percorso di crescita dei piloti rispetto a una MotoGP di inizio anni 2000, dove c'erano poche moto presenti, gare poco spettacolari. I piloti che arrivavano ai tempi della 250 non erano assolutamente pronti per prendersi in mano una moto che era 800, 1000 di cilindrata. La MotoGP questa mi sta piacendo davvero tanto. Su chi vincerà non è impossibile dirlo, secondo me è Quartararo, perché la Yamaha è alla fine la moto più completa, nonostante Quartararo ha avuto non pochi problemi, però se non c'era Quartararo c'era Morbidelli o Rossi o Vignales. Insomma, la Yamaha quest'anno è passata dall'essere la moto peggiore, o comunque una delle peggiori tra le tre Ducati, Honda e Yamaha, lei era la peggiore l'anno scorso, quest'anno sicuramente è quella che dà più continuità, cosa che non ha mai dato comunque la Honda, se si prende in analisi non solo le prestazioni di Marquez. La Honda ha un grosso problema. La Honda deve imparare a fare una moto che sì, vada bene per Marquez, ma che sia guidabile anche per altri piloti, perché distruggi anche i piloti. Alex Marquez l'hanno messo sulla Honda ufficiale, non si è ancora capito bene per quale motivo. Sì, è il fratello di Mark, ma perché metti un pilota sulla Honda e poi causa anche il lockdown senza neanche avergli fatto fare una gara, tu lo retrocedi in un team privato. In Honda dovevano imparare a lavorare un po' meglio, così come devono imparare a lavorare un po' meglio in Ducati, ma ci arriveremo più tardi. Sulla Formula 1, leggevo adesso sulle nostre chat di redazione, sembra essere pronto ormai l'annuncio di Kimi Raikkonen ancora l'anno prossimo in Sauber.
la notizia è uscita il 25 di settembre su un sito svizzero, di uno svizzero tedesco, quindi molto vicino all'ambiente. Adesso improvvisamente su Twitter sta impallando questo annuncio, probabile che manchi poco, però insomma, come sempre su Twitter non si sa bene quanto una notizia possa essere affidabile. Beh, le voci erano quelle. Le voci già in gara erano quelle, dicevano che era tutta una scelta del pilota, però sembrava che il suo intento fosse di firmare ancora per un anno. Quindi, beh, Kimi Raikkonen è un po' il Valentino Rossi della Formula 1, si diverte. Sì. È un hobby, come ha dichiarato lui scherzosamente tante volte, per me è più un hobby, però si diverte. Poi farsi pagare così tanto per un hobby è avercene, però sì. Esatto, come se fosse un problema, esatto. Esattamente, torniamo un attimo alla MotoGP perché, come hai detto giustamente tu, la Honda ha un serio problema da un punto di vista tecnico, perché chiunque non sia Marc Marquez ha serie difficoltà su questa moto. Invece, per quanto riguarda Ducati, che diciamo attraversa degli anni dove la moto va, degli anni dove la moto invece non va per nulla, mi sembra sempre una situazione dove da un momento all'altro si può avere dei picchi e dei crolli. Com'è la situazione a Borgo Panigale da un punto di vista tecnico? Ma dal punto di vista tecnico io non starei troppo ad allarmarmi, perché l'ho detto poco fa, come Yamaha l'anno scorso era davvero la peggiore tra le moto di alta classifica, perché aveva un posteriore che non teneva, un motore che rimane tuttora un motore ormai vecchio, superato rispetto ai motori delle altre moto, però sono riusciti a metterci una pezza e a renderlo un po' più prestazionale. Quello rimane un po' come in Formula 1, tu puoi sbagliare una vettura, puoi anche sbagliare la moto. Non parliamo della Ferrari, ovviamente. Parliamo dopo. Esatto, però puoi sbagliare la moto. E molto lo fa anche il pilota che la porta in pista, perché l'abbiamo visto, Miller tutto sommato non ha fatto un weekend così tragico come l'ha avuto Dovizioso, allo stesso punto non l'ha avuto Bagnaia e soprattutto, a sorpresa, non l'ha avuto Petrucci. Petrucci è letteralmente scomparso quest'anno, era già scomparso l'anno scorso dopo la gara del Mugello che lo aveva portato alla prima vittoria in MotoGP. Era scomparso questo weekend, ovviamente non ha fatto sfracelli, però è arrivato in top 10. Secondo me la moto della Ducati, a parte all'inizio della stagione, dove sì, c'erano davvero dei problemi piuttosto evidenti, ma alla fine riconducibili a dei guai di gioventù, quindi di progetto nuovo che va ancora un po' aggiustato. Per il resto, secondo me, è dovuto tanto a delle piccole condizioni, semplicemente fare l'esempio della temperatura dell'asfalto, che anche solo di pochi gradi può modificare il comportamento delle moto, o il feeling personale del pilota. Dovizioso ha fatto, mi ricordo, nelle prove libere, fatica più o meno per tutte e tre le sessioni, tanto, poi riusciva a trovare verso la fine della sessione quel feeling in più che lo portava anche a essere secondo, se non mi ricordo male in FP2 è arrivato secondo alla fine, però ha fatto tutta la qualifica, tutta la sessione di prove libere indietro, quindicesimo, diciottesimo. Quindi su Ducati secondo me il progetto non è assolutamente sbagliato, lo sviluppo della moto non è sbagliata, è dovuto più ad aspetti personali, soggettivi. E lì ci sarebbe tanto da parlare. Va bene, magari poi faremo una puntata dedicata sopra, perché sulla tecnica c'è sempre molto molto da dire, no? Sì, però è una cosa, è comunque già diverso dalla Formula 1, perché se in Formula 1 ogni anno hai una vettura nuova, anche qua a Ferrari non parliamone, visto che sta portando un'evoluzione, però in Formula 1 comunque di media parti da un foglio bianco ogni anno. In MotoGP no, di partenza i modelli per Honda, se non sbaglio no, ma per Ducati e Yamaha sono di partenza, il modello è lo stesso del primo anno, ovviamente è aggiustato, ormai del primo anno non c'è niente, però non è mai un foglio nuovo su cui costruisci, quindi la tecnica sì è importante, ma non ancora come i livelli di Formula 1. Però sta arrivando, è arrivata l'aerodinamica, adesso possiamo dire è arrivata una sorta di DAS della MotoGP,
cioè l'abbassatore del posteriore per le partenze, alcuni lo stanno usando anche in gara, però non siamo la tecnica in MotoGP non è comunque ancora ai livelli da Formula 1, non si potrebbe mai fare un grande discorso sulla parte tecnica della MotoGP, sarebbe davvero molto ristretto o comunque molto tecnico per andare a trovare delle differenze. Ho capito. Allora Matteo, torniamo a te. Ecco Tommaso, guarda, chiudendo quello che diceva Mattia, se volevi proprio gli aggiornamenti di Borgo Panigale, 16 certo. gradi, sereno con nuvolosità sparsa, e con questo abbiamo proprio chiuso il contesto Ducati. Molto bene. L'umidità, te la dico subito, umidità 52%, neanche troppo. Giusto per andare a fare i test. Giusto. Quindi invitiamo allora, Ducati, se ci sta seguendo, a fare qualche giro in più oggi. Senti Matteo, allora passiamo alla Ferrari, che ormai diciamo un argomento di cui si parla sempre, non con toni molto, molto belli. Allora, in Russia sono stati portati degli aggiornamenti, nulla di che, qualche cosettina per iniziare insomma a lavorare su un progetto che per il momento è totalmente fallimentare, poi le motivazioni le sanno solamente loro. Sembra, da quello che ha detto Leclerc, che a Nürburgring in Germania avrà portato un grosso pacchetto. Adesso la mia domanda per te è questa: quali erano gli aggiornamenti che sono stati portati, se hanno funzionato sia in ottica qualifica che in ottica gara, e cosa si prevede per il Nürburgring? Beh, allora, ovviamente, grosso aggiornamento, sappiamo che i motori sono congelati, quindi sicuramente per quanto riguarda la potenza che ci si può aspettare dalla vettura, mettiamoci il cuore in pace, perché quello che poteva dare sul dritto lo abbiamo visto già potenzialmente a Monza come massima spinta e in circuiti come Spa, quindi circuiti estremamente veloci dove vetture estremamente scariche, ancora più di Mercedes e Red Bull, sul dritto pagavano dai 13 ai 15 km orari. E poi in curva, ovviamente, avendo ancora meno carico aerodinamico per poter rimanere al pari pressoché delle vetture davanti in velocità, non tenevano. Quindi per quanto riguarda il motore, di sicuro non ci sarà nulla di stravolgente. L'unica cosa che sicuramente avranno fatto in Russia saranno state delle ali, delle appendici, modifiche che vediamo regolarmente fare da una gara all'altra. Pensiamo ad esempio appunto a Monza, come dicevo prima, i team studiano apposta delle ali per quel circuito, quindi sicuramente anche in vista della Russia un circuito con maggiore carico aerodinamico sicuramente, e quindi da questo punto di vista più affine come richieste e come potenzialità che può esprimere la vettura a una Ferrari di quest'anno, che è molto più simile in teoria a una Red Bull che a una Ferrari dell'anno scorso, perché predilige più i circuiti non veloci proprio per la carenza del motore, sicuramente i minimi aggiustamenti che sono stati fatti dalla vettura e la conformazione del circuito stesso, e quindi principalmente basandosi sull'aerodinamica, hanno pagato, perché comunque Leclerc è riuscito ad avere un passo discreto rispetto all'imbarazzo generale che aveva generato in circuiti estremamente veloci, ma già anche la fatica che avevano fatto al Mugello, che sembrava comunque dover essere una pista più affine alla Ferrari. Di base ci si aspetta un grosso aggiornamento, quindi Leclerc sembra forse speculare, forse è estremamente già convinto dell'attività che stanno svolgendo sia col simulatore che con i dati raccolti in pista. Non si può mai sapere in Formula 1, perché a tutto dire la Ferrari quest'anno doveva sbaragliare la concorrenza, e poi dall'oggi al domani si sono trovati con una vettura che dai dati in galleria del vento e poi sul confronto in pista era tutt'altra storia. Quindi il grosso aggiornamento sarà magari o qualche componente aerodinamico o qualche modifica che davvero riesce a canalizzare in modo forse innovativo i flussi, e quindi magari alleggerendo il peso può permettere di avere però in fase di curva maggior carico, oppure possono aver lavorato magari sul telaio o su delle sospensioni o su dei braccetti particolari, perché loro hanno parlato di grossi aggiornamenti, sono stati vaghi, non hanno dichiarato se riguardano l'aspetto aerodinamico o l'aspetto strutturale in sé della monoposto.
possiamo solo forse escludere con un buon 99% di sicurezza il fattore motore, che quelli lì sono congelati, quindi il grosso del lavoro è bloccato. Però sul resto bisognerà vedere cosa hanno in mente in casa Ferrari. È presto dirlo, bisognerà vedere già magari dalle anticipazioni del Gran Premio del Nürburgring, come ricordavi anche te, se emergeranno già qualche foto, quando già scaricheranno le vetture, se si vedranno delle conformazioni di telaio, di fondi magari rivisti, che possono generare maggior carico verticale. Io penso che per il grosso aggiornamento possano intendere o un fortissimo pacchetto aerodinamico che è riuscito a generare davvero carico senza andare a gravare sul peso, oppure qualche lavoro davvero sperimentale, innovativo su delle componenti strutturali della vettura, quindi telaio dubito, forse fondi innovativi, forse sospensioni dubito, però magari qualche rivisitazione, qualche appendice in più che può portare ha dei seri vantaggi. Penso principalmente lavorino sulle ali, però è ancora presto da dire. Speriamo possa essere qualcosa di efficace. Esattamente. Però, prego, dimmi. No, una domanda, perché tra l'altro i fondi, se non mi ricordo male, è una delle cose che, su cui la Ferrari negli ultimi anni si è più concentrata come novità da portare, però allo stesso tempo le sospensioni sono anche lì una tra le problemi più grandi della Ferrari, nel senso che non sono più aggiornate, giusto? Esatto, la Ferrari ha, come dicevi tu benissimo, da sempre lavorato bene su certe componenti, quindi il fondo, come dicevi tu, e da sempre, soprattutto negli ultimi anni, ha sempre spinto tantissimo col motore. Le sospensioni, invece, seppur banalmente basta vedere quello che fa Mercedes, che pur avendo la vettura migliore, quando la Ferrari ha portato dei bocchettoni laterali per l'ingresso dell'aria, delle pance più alte e più larghe, subito si è corsa ad aggiornare la propria monoposto, perché ha capito che quella era la strada giusta, mantenendo poi tutto quello che aveva sviluppato in autonomia, che vedeva pagava in pista. Di fatto però Ferrari, pur avendo sotto gli occhi i braccetti delle sospensioni di tutte le scuderie, perché essendo anche logisticamente la parte che si vede meglio passando davanti a un box, è sempre rimasta datata da questo punto di vista e ha una tecnologia obsoleta, si può dire, ad oggi sulle sospensioni. Sì, e forse tipo arrivi... 2014. Esattamente, quindi all'inizio dell'era ibrida, cioè la monoposto ha quelle sospensioni, si è fatta tutta l'era ibrida con quei braccetti, con quelle sospensioni. Esattamente, tant'è che i famosi push rod della Mercedes erano stati rivisti con i braccetti aggiuntivi, invece la semplice struttura triangolare della Ferrari è rimasta pressoché invariata. Può essere che magari per grosso aggiornamento invece intendano appunto qualcosa di strutturale o qualcosa magari di misto, quindi una cosa ibrida che comporta sia parte strutturale che parte aerodinamica. Dal punto di vista aerodinamico ce lo si può aspettare perché, come ho già detto in precedenza, i team sono soliti portare soprattutto ali apposta per determinati circuiti. E il Nürburgring, essendo uno delle new entry di quest'anno, può prevedere qualche appendice o ala più innovativa. Fatto sta però che è presto da dire, si spera che la Ferrari possa portare più roba possibile a questo punto. Sembra che la brace sia bella accesa, che la carne sul fuoco sia tanta in vista del Gran Premio del Nürburgring. Speriamo ci sia. Benissimo, allora ragazzi siamo in chiusura, adesso l'ultima domanda per tutti e due, vi chiedo di presentare il prossimo Gran Premio, dove si corre, che tipo di pista è, chi vedete favorito, a voi la parola, iniziamo da Mattia e poi chiudiamo con Matteo. Allora il prossimo weekend di gara è quello del 9-11 ottobre, si corre sul circuito di Le Mans, in Bugatti ovviamente, non il circuito a conformazione da 24 ore. È una pista molto interessante perché sfrutta molto il motore. Ci sono tante curve veloci, soprattutto i rettilinei sono molto interessanti e questa cosa qua potrebbe andare a dare un vantaggio ai motorizzati Ducati, quindi a Pramac, a Zarco che corre con il team Avintia e ovviamente con le moto ufficiali.
sicuramente Quartararo sarà interessato a fare bene in casa. Lui ha corso e si è preso anche una multa questo durante il lockdown, perché è andato lì a correre a fare un test, si è preso una multa perché, nonostante ha corso con una moto, è sceso in pista con una moto stradale, quella moto stradale era stata modificata e aggiornata con dei componenti da gara, cosa che non può essere regolamentata. Poi per il resto, per la MotoGP è sempre, l'abbiamo detto, è sempre un grande, grande, grande punto di domanda. Una cosa interessante che renderà probabilmente questo Gran Premio un po' più bello da seguire è le ultime notizie del mercato piloti, ovvero i ruoli Ducati, perché entro Le Mans, se non a Le Mans stesso, arriverà l'ufficialità di Bagnaia in Ducati, Zarco che diceva di volersi giocare le ultime carte a Barcellona, tirando sotto giù un Dovizioso, non ha ovviamente fatto la cosa giusta, e ci sarà Bagnaia in ufficiale, verrà promosso Zarco in Pramac, ad affiancarlo ci sarà Martin, e nel team Avinti al posto di Zarco ci sarà Bastianini, e nel caso in cui Steve Rabat, che era un pilota che stava facendo molto bene, poi nel 2018 ha avuto una caduta, ha avuto un incidente in Gran Bretagna, da lì si è perso, se lui accetterà la rescissione del contratto, in cui praticamente le rescindono il contratto da pilota, gli offrirebbero un contratto come manager, se lui accetta si apriranno le porte del team Avintia per Luca Marini, che è ormai in addirittura d'arrivo la vittoria del mondiale nella Moto2. Questa è la panoramica del Gran Premio di Francia. Ti ringrazio. Parola a Matteo per la Formula 1, dai. Mentre in Formula 1, appunto, come dicevamo in precedenza, ci aspetta un grosso lavoro. Il Gran Premio sarà domenica 11 ottobre al Nürburgring, come dicevamo in precedenza, per il Gran Premio dell'Eifel. E tappa innovativa, non usuale negli ultimi anni, appunto quella del circuito, anche in questo caso non da 24 ore ma la parte ristretta, per le Formula 1 che tornano dopo tanto tempo a correre al cosiddetto, anche se in parte ristretta, inferno verde. Ci si aspetta come anteprima tanto lavoro da parte della Ferrari, che sembra dover portare appunto tanti aggiornamenti, circuito che, da come mi ricordo, come conformazione ha dei tratti di alta velocità, però può essere considerato molto simile paradossalmente anche a Sochi, quindi il carico aerodinamico secondo me sarà medio alto, l'usura gomme secondo me sarà consistente, quindi le vetture dovranno lottare anche lì, forse le temperature, siamo in Germania, potrà già iniziare a ottobre a esserci un bel freddo, quello potrà aiutare specialmente magari Hamilton nella gestione gomme, che sappiamo quando inizia a soffrirla la patisce e non poco. Per quanto riguarda appunto la classifica, Hamilton rimane ancora saldamente al comando, si spera, e soprattutto lui si spera non commetta più altre ingenuità come ha fatto di recente, mentre per quanto riguarda appunto, come diceva Mattia prima, il grosso del mercato piloti è appunto questa conferma che rimane nelle mani di Kimi Raikkonen, voci, come diceva lui, sembrano stiano facendosi sempre più insistenti nel dire che voglia fermarsi un altro anno in Alfa Romeo, vedremo, bisogna rimanere aggiornati, c'è tempo ovviamente, 2 settimane piene in vista del Gran Premio, quindi di cose ne possono ancora succedere e sicuramente qui sul canale di Formula 1 in generale rimarremo come sempre aggiornati. Esattamente, allora la puntata finisce qua, io ringrazio Matteo e Mattia per aver partecipato, grazie a tutti e due. Grazie, se posso permettermi di rubare l'ultimo minuto. Brevemente, visto che il prossimo weekend, quello che troveremo a fine di questa settimana, non vede né Formula 1 né MotoGP in pista, io vi segnalo che in televisione, ma anche qua su Formula 1 in generale, ci sarà la Superbike che correrà ho un momento di vuoto in questo istante, comunque tornerà in pista la Superbike e per il Gran Premio di Francia, mi ha mandato in confusione la doppia tappa francese, correrà Magny-Cours, e sarà interessante perché sono sempre gare belle, e Jonathan Rea con Kawasaki si avvicina a vincere per la 6ª volta di fila il campionato del mondo, battendo un ex
conoscenza della MotoGP, ovvero Scott Redding su Ducati. Molto bene, quindi grazie a Mattia, grazie anche a Matteo. È stato un piacere, sempre un piacere essere qua con voi, speriamo sia piaciuta la puntata a tutti i nostri ascoltatori. Ma, lo spero anch'io, vi ricordiamo che questa puntata sarà disponibile nella giornata di domani sul nostro canale YouTube e su tutte quante le piattaforme di podcast. L'appuntamento è al prossimo weekend di gara tra 2 settimane con il Nürburgring per la Formula 1 e Le Mans per la MotoGP. Detto questo, io vi ringrazio nuovamente e vi rimando alla prossimo weekend di gara. Grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.